Se c'è un elemento che crea maggiore frustrazione nel nuoto, questa è sicuramente l'incapacità di battere le gambe correttamente. Infatti, spesso quello che possiamo vedere è proprio questa difficoltà nel corretto utilizzo di questo distretto corporeo, che si riflette poi in tanta fatica, gambe che tendono ad affondare. Addirittura spesso notiamo essere costretti magari ad indossare le pinne oppure il pull, così da nuotare in continuo ed evitare appunto l'aggravarsi di queste problematiche, oltre che non capire realmente come coordinarle, ma soprattutto integrarle all'interno della bracciata e quindi di una nuotata in completo. Infatti, in questo video andremo a capire come battere correttamente le gambe a stile libero e essere in grado quindi di nuotare meglio. Prima di andare a capire come risolvere queste problematiche, dobbiamo capire alcune cose, quindi fare delle doverose promesse, partendo in primis da quelli che sono i ruoli della gambata. Ne ho parlato già in diversi video presenti sul canale, ma voglio spiegarteli in modo molto chiaro e semplice anche qua. Infatti, le gambe all'interno della nostra nuotata in completo hanno una funzione di galleggiamento e di stabilità in modo primario, al contrario invece della bracciata che ha primariamente l'azione propulsiva, quindi di avanzamento. Pertanto capiamo che il principale focus nell'utilizzo delle gambe non deve essere tanto nell'aumentare la nostra velocità, bensì nel rimanere bene sopra l'acqua e quindi anche stabili, creando i giusti presupposti quindi per agire poi successivamente in modo corretto con le braccia. Prendiamo adesso invece quella che è la situazione comune di una persona che non sa battere le gambe. Solitamente, andando a fare un'analisi grossolana di quelle che possono essere le casistiche, gli errori che vediamo sono le gambe che tendono ad affondare per una eccessiva chiusura di quello che è l'angolo tra l'anca e il ginocchio, un piede a martello che quindi contribuisce a sua volta anche a far affondare le gambe, oltre che a non rendere efficace il colpo, ma anche tanta tanta fatica nell'utilizzare le gambe stesse, che quindi diventano una sorta di ancora all'interno della nostra nuotata e non utili a quelli che sono gli obiettivi che in realtà prima ti ho descritto. Quindi, per capire le soluzioni, dobbiamo capire e scavare a fondo ricercando le reali motivazioni che si celano dietro a queste problematiche. Infatti, solitamente chi si trova in questa situazione è colui che non ha avuto la fortuna di iniziare a nuotare sin da bambino, magari si è approcciato a questo sport in tarda età e solitamente ha preso e si è buttato a nuotare in completo senza mai seguire un vero e proprio percorso, senza seguire una vera e propria progressione didattica per imparare questa disciplina. Quindi sostanzialmente si ritrova a non aver minimamente costruito quella che è la base tecnica, quelle fondamenta sulle quali poi successivamente andare a costruire quelle che sono tutte le altre capacità condizionali di questo sport, come sono la resistenza, la forza e la velocità, concentrandosi esclusivamente solo sull'ultima parte, saltando a pie pari tutto questo. Perché invece sarebbe bene iniziare lavorando proprio su questi elementi tecnici? La risposta è molto semplice, perché il nuoto è uno sport acquatico che differisce in tutto e per tutto rispetto a quello che abbiamo sulla terraferma. Sarebbe come dire ad un bambino di iniziare a correre quando ancora non sa camminare, magari sta gattonando. Ovviamente vuol dire bruciare le tappe. Infatti, quello che si richiede in una corretta battuta di gambe è avere un'anca molto distesa, avere un colpo stretto e frequente, avere delle caviglie molto mobili e molto flessibili, oltre che avere una sensibilità esagerata sul dorso del piede, che, se ci pensi, sono tutte cose che vanno completamente in contrasto con quello alla quale sei abituato sulla terraferma. Infatti, l'angolo della tua anca nella vita quotidiana sarà sempre ristretto. Pensa a quanto tempo passiamo anche seduti. Ovviamente non camminiamo con un ritmo di gambe molto veloce e molto stretto, come ovviamente non teniamo le caviglie distese, bensì le teniamo a 90 gradi, come in realtà la sensibilità non l'abbiamo sul dorso del piede, bensì
sulla pianta, ed è proprio questo il motivo per il quale devi concentrarti su questi elementi prima di pensare a nuotare in completo. Quindi adesso fate le doverose premesse, avendo dato una spiegazione logica a tutto questo possiamo pensare alle soluzioni e quindi a capire quello che può essere il corretto approccio a questo sport e quindi come anche imparare e quindi migliorare la nostra gambata. La prima cosa assolutamente da fare è lavorare sulla nostra posizione del corpo, quindi sul raggiungere quell'obiettivo che ti avevo detto precedentemente, ovvero di avere una posizione molto distesa con le anche ben aperte. Questo deve essere fatto lavorando tramite specifici esercizi, chiamati anche scivolamenti, dove impariamo in primis a capire e a giocare sul nostro bilanciamento del corpo in un ambiente completamente diverso. Capire come cambiano i rapporti tra acqua e il nostro corpo, che ovviamente sono diversi da quello che succede sulla terraferma, dove i rapporti in realtà sono con il suolo e con la gravità, ma soprattutto percepire una cosa fondamentale del nuoto che è richiesta, ovvero il rilassamento. Infatti tante problematiche sono dovute a un eccessivo irrigidimento degli arti superiori oppure, come in questo caso della gambata, degli arti inferiori. Dopo tutto questo possiamo allora passare a lavorare sulle gambe, inserire la gambata. Per farlo dobbiamo assolutamente, ma dico assolutamente, evitare di utilizzare i supporti galleggianti, quindi le tavolette, i pull, ma anche le pinne stesse, perché queste saranno una sorta di droga, una sorta di dipendenza, senza la quale però ci ritroveremo ovviamente in difficoltà, quindi è assolutamente importante imparare a farlo senza, proprio perché dobbiamo ricercare quelle sensazioni e quelle posizioni di cui ti ho parlato prima, quindi anca distesa, piede bello flessibile, una posizione del corpo rilassata e ascoltare il dorso del piede. Di esercizi sulle gambe ce ne sono veramente un sacco e possono essere fatti su vari piani e in varie posizioni, a pancia giù, a pancia su, di lato, in verticale. Qua potresti sbizzarrirti davvero. Successivamente dobbiamo un po' unire questi puntini e quindi inserire questa gambata che prima abbiamo imparato in forma analitica, successivamente integrarla all'interno della bracciata. Quindi abituarsi a mantenere quella gambata fatta in continuità sull'esercizio con la stessa intensità, senza variare alcuna condizione, riportarla anche ruotando le braccia, cosa sicuramente non molto facile all'inizio. Prima però ho detto un'imprecisione, infatti c'è un singolo elemento che non differisce dalla terraferma, quindi dai rapporti ai quali siamo solitamente abituati. Infatti, se pensi, il ruolo delle nostre braccia è un ruolo di coordinazione che accompagna il movimento delle gambe quando camminiamo e quando corriamo. Lo stesso ruolo deve averlo la gambata all'interno della bracciata, quindi ci deve aiutare a coordinarci, si deve integrare perfettamente così da rendere più facile, più naturale, più fluido il movimento delle braccia. Ed è proprio per questo motivo che una volta appresa la corretta tecnica dobbiamo lavorare su quella che è la coordinazione. Anche della coordinazione ne ho parlato in altri video, ce ne sono di vari tipi e varia anche a seconda ovviamente della velocità alla quale vuoi nuotare, ma è veramente molto importante che tu capisca quanto questa può essere determinante nel gestire quella che è la tua nuotata, ma nel rendertela anche più facile, ma soprattutto controllabile anche da te stesso. Infatti l'obiettivo del nuoto non è quello di combattere contro l'acqua, bensì di essere noi in pieno controllo del nostro corpo, e se non avremo una gambata perfettamente coordinata e sincronizzata con la bracciata, ci ritroveremo nella situazione proprio di combattere contro l'acqua. C'è anche da dire che tutte queste cose sono molto difficili da realizzare, soprattutto se siamo da soli, ma al contempo risulta un po' impossibile riuscirle ad applicare se ce le teniamo in gruppo, poiché non c'è né il modo, né il tempo, né lo spazio per fare un lavoro dedicato. Motivo per cui molti decidono di affidarsi proprio a noi, quindi avere un programma cucito su misura, sulle proprie difficoltà, dove andiamo insieme a lavorare sugli elementi critici della tua nuotata, in particolar modo magari in questo caso potrebbe essere sicuramente la gambata. Quindi avere un vero e proprio allenamento con una serie di progressioni di esercizi che variano nel tempo, che ti possa permettere dalla A alla Z di imparare a battere correttamente le gambe e saperle successivamente coordinare all'interno della bracciata, proprio come ha fatto Matteo,
un triatleta che si è avvicinato a noi proprio per queste problematiche, una gambata completamente inefficace, inefficiente, con un piede a martello che tendevano ad affondare e quindi non riusciva neanche a controllarla appieno e quindi ovviamente non riusciva a sincronizzarle con la bracciata, che dopo 3 mesi di lavoro è riuscito a renderle veramente utili. Rispetto a quelli che sono i 3 obiettivi che ti ho detto inizialmente, i 3 ruoli che hanno la gambata, quindi in primis il galleggiamento, in seconda istanza la stabilità e perché no anche un piccolo supporto a livello propulsivo. Come vedi il video parla chiaro, la situazione rispetto a quella iniziale è decisamente migliorata. Infatti devi considerare che in questo video lui riusciva a mantenere un passo medio di circa 2 minuti e 25 secondi ogni 100 metri, mentre giusto pochi giorni fa ha concluso un test dove ha nuotato per 3,8 km al passo di 1 minuto e 55 ogni 100 metri. Veramente un miglioramento significativo al quale probabilmente non crede ancora lui appieno. Questo è frutto sicuramente di un impegno notevole che abbiamo messo noi come Swimprove nel seguire Matteo, ma soprattutto tanta farina del suo sacco che ovviamente si è impegnata nel seguire fedelmente quelli che erano gli allenamenti. Ma in realtà, come vedi e come ti ho spiegato, c'è tutta una logica ed è all'interno di quello che ti ho detto in questo video, quindi evitare di bruciare le tappe, seguire un filo logico e le giuste propedeutiche didattiche senza fare il passo più lungo della gamba. Se anche tu vuoi abbracciare questo modus operandi, questa filosofia e quindi anche questa metodica, ti invito magari ad approfondirla tramite il link che trovi in descrizione, prenotare un appuntamento telefonico con un nostro coach, confrontarti con lui e capire quello che possa essere per te il miglior percorso. Io spero che questo video possa esserti piaciuto. Ciao!